messo il cappello, eh? Allora, Beppe Marconi si è messo il cappello. Possiamo chiudere, perché signori? Inizia... Mi ha dato questa notizia prima di cominciare. E io con lì. Essere freschino, ero molto teso quando mi hai dato questa notizia. È importante, la mia testa è importante. La tua testa, perché cosa c'è qui dentro? Tengo più la mia che la tua, eh. Su questo non lo dico. Però pensate che qui dentro ci sono i segreti di Palazzo Cavallo che tu porterai con te nella tomba. Vedremo. O parlerai prima o poi canterai. Vedremo, quando sono andato in prescrizione parlerai. Tanto quindi te va tutto in prescrizione, no? Devi allora, andare in prescrizione. Quando tutti i segreti che sono nella mia testa vanno in prescrizione. Ah, i tuoi segreti. A quel punto lì potrò anche parlare tranquillamente. Non sarò più passibile di denunce che prenderei comunque. Certo. Senti, ora le prenderei le denunce. Sì, siamo a... Anche dicendo la verità. Anche dicendo la verità. Anzi, soprattutto chi dice la verità viene denunciato. Bravo. Allora, siamo a Policiano, come potete vedere dalla nostra puntualissima mappa del nostro Luca, che è bravissimo, ci mette anche le mappe come richiesto per far capire dove siamo. Dice, non so dov'è Policiano. Eccolo qua, ecco qui Policiano. Siamo qua perché ci occupiamo di strutture sportive. Non so se sei coglione o no. Ma... può darsi anche. Quindi non so se ci fai o ci sei. Conviene sempre fare, vero? Passare da. Va bene. Siamo a Policiano, questo è il campo degli Arieti. Era il campo degli Arieti Rugby, ma è una struttura comunale che al momento non è in gestione a nessuno. Non... Tra l'altro è un campo, vedete, anche bello, molto bello. Vedete bello. Che ci sono ancora, insomma, si capisce che è un campo da rugby, c'è la tribuna, c'è anche, c'è ci l'illuminazione dicevano, notturna. Sì, l'illuminazione notturna. Questo era un campo, penso, per allenarsi, forse di calcio, mezzo aperto. Sì. Insomma, la struttura è grande, per trovarla, perché se uno non lo sa... È vero, c'è una strada per arrivarci che è veramente penosa. Esatto. E quindi, vista che c'è questa mancanza di strutture, qualche telespettatore ci ha chiesto perché questo campo non è stato messo a bando, visto che è tenuto bene, visto c'è la clubhouse addirittura, insomma, tribuna che mi sembra messa bene. Bellina, sì. No, siamo nella piena campagna, perché questo campo, vista là che il rugby c'ha problemi, il calcio ha problemi perché mancano le strutture, come mai una struttura così grande del comune non è a bando? Allora, abbiamo così informalmente fatto una domanda a Palazzo Cavallo. Palazzo Cavallo risponde, evidentemente il comune. A nitrito, sì. Evidentemente il comune non poteva metterlo a bando perché forse c'è stata anche qui, come è successo alle caselle, qualche irregolarità. E quindi non è possibile metterlo a bando. Allora, tutti i campi che sono stati affidati in concessione a società sportive, bene o male, hanno qualche difformità. Quindi, se per essere messa a bando deve essere perfettamente conforme alle licenze, io penso ci sono pochi, potranno essere sanati, se non abbattendo le strutture che non sono norme, poi rifarle. Non so che dirti, guarda, perché effettivamente oggi la burocrazia è talmente diventata importante e preponderante su tutto il resto che diventa un po' difficile poter fare qualsiasi cosa e quindi poter affidare anche una struttura del genere. Veramente, è veramente illogico, quando sai benissimo cosa le trasmissioni passate, cosa succede al rugby ad Arezzo, dove deve giocare, e avendo una struttura così non gliela poter dare. L'Arezzo senza campi di allenamento. L'Arezzo senza campi di allenamento, quando i campi di allenamento vedi Chimera ci sono e anche lì sono difformità edilizie. Insomma, veramente fino ad oggi dovevamo. Infatti. Cioè, tutti facevano queste difformità edilizie. Non c'era questa amministrazione, ovviamente, come sono state fatte prima, ma non controlla nessuno qui? Sì, ma c'era anche prima, c'era centro-sinistra, centro-destra. Non so in che anni sono state fatte, ma al no, di là delle alternanze, cosa, ma indipendentemente da quello. Non controlla nessuno qui, in questa città, cioè si può fare tutto e nessuno controlla. Quando sono in gestione generalmente chiudevi un occhio. Perché mi dai un occhio? Chiudevi un occhio. Ci sta, perché devi un occhio, perché se devi rispettare tutte le leggi diventa veramente difficile poter fare molto e ci vuole troppo tempo. E allora molte volte per le esigenze che c'erano temporanee nella società chiudevi un occhio. Però logicamente poi queste società dovevano sanare queste cose, invece poi non hanno sanate e oggi siamo arrivati a questi punti qui. Che la burocrazia non ti permette di poter dare in gestione questi campi e Arezzo, nonostante abbia una potenzialità enorme sotto questo aspetto, non lo può usufruire perché ci sono difformità qui
a Frassineto, a Chimera. E se va dappertutto può darsi qualche problematica dappertutto. In qualche strutto che è famosa, più famosa. Esatto. Vabbè. E cioè, però noi dice, usiamo sempre l'espressione è un peccato, però non me ne viene un'altra, perché guardate che ampiezza di campo, una bella tribuna. Qui, vabbè, sto casottino è tutto malandato, però d'altronde... Vabbè, è diventato un ripostiglio. Ripostiglio, eh? Sì, è diventato un ripostiglio. È una cassa, sì. Questo campo qua, è... questo qui insomma l'hanno anche mantenuto, questo di qua invece l'hanno lasciato andare, tutto aperto, c'è una porta cotta, c'è le luci anche lì però, i fari, sì, vedi? Sì, c'è anche illuminato. Quindi io non so, alle caselle ora pare che si risolva, hanno trovato forse un modo per darlo all'Arezzo, nonostante speriamo che sia così, effettivamente che sia anche veloce, perché la stagione sta andando bene, molto avanti. E insomma, questo campo non ce ne dimentichiamo però, quindi speriamo che venga utilizzato il più presto possibile, perché c'è una grande necessità. Così almeno risolviamo i problemi di qualche società sportiva. Ciao ragazzi! Ciao, ciao a tutti, ciao!